Buste o bustine, acquisti oculati e attenzione a non prendere cantonate. Il popolo dello shopping si muove ad Ancona nel primo giorno di saldi nelle Marche. Tanta la gente che affolla i negozi, abbastanza quella che esce con acquisti. Già comprato. Sapeva già cosa comprare, ha trovato sconti buoni. Già sapevo che dovevo comprare. Conviene aspettare il tempo dei saldi per risparmiare qualcosa? Sì, che sono disoccupata, sono aspettata fino a che state i saldi. Prezzi buoni tanto per i bambini, quindi è andata bene. Si compra soprattutto per loro? Soprattutto per loro, poi tre quindi per forza. Aveva fatto un giro prima per magari scoprire dove convenisse oppure no? Sì, ho fatto qualche giro prima, gli ho provato qualche cosa e poi ho visto se ancora c'era, gliel'ho preso. Non c'è i soldi e poi non c'è nemmeno la pensione. Il Natale è passato, aspettando quindi l'arrivo degli sconti per l'affare dell'anno. La crisi però morde ancora il freno. Ad accusarla sono soprattutto i commercianti, che dubitano che la stagione dei saldi possa rivitalizzare il loro bilancio. Diciamo che sta andando benino, diciamo, è partita a rallentatore, però diciamo sta andando. Diciamo che la maggior parte ha comprato, qualcuno ancora sta dando un'occhiata. Affidarsi quei negozi, diciamo che negli anni si sono riusciti a conquistare la fiducia della clientela. Il discorso dei saldi non provoca un ritorno di vendite perdute, e qui sia ben chiaro. I negozianti dell'associazione Ancona Centro Città distribuiscono ticket gratis per la sosta, ma c'è chi è rimasto a bocca asciutta e lamenta l'aver speso 6,30 euro al Park Stamira. Anche questo salasso nel primo giorno di saldi.